Da quel giorno di Cristiana. Mario, a me occorre tutta la mattina, non riesco ad anticipare. Laura, tu sai cosa penso, sei brava, ma per emergere in questo lavoro devi dare tutta te stessa. Quando sei rimasta incinta, ricordi? Certo che ricordo, lo ricordo e come. Ti dissi che ti avremmo aspettato a braccia aperte. Non ho voluto penalizzarti, lo sai, e ti ho trattata coi guanti di velluto. Di questo dovresti essermi grata. Grata? Sono rimasta soltanto pochi mesi in maternità, Mario, e mi portavo la bimba al lavoro anche dietro le quinte, per non mettervi in difficoltà. Amo profondamente ciò che faccio. Certo, ma ora sei cambiata, Laura. Beh, una bambina è entrata nella mia vita. Appunto, e la tua priorità adesso sembra essere un'altra. Non capisco. Lavoro non meno di 8-9 ore al giorno. Sono forse in ritardo con le consegne previste? No, ma che cosa, Mario? Insomma, Laura, ho bisogno di collaboratrici fresche, riposate, che si fermino per un aperitivo dopo il lavoro e con le quali potermi confrontare in tempo reale, in ogni momento. Non intendo proseguire questa conversazione, direttore. Mi volto e infilo la porta. Respiro stringendo gli occhi. Lacrime calde iniziano a rigarmi il volto, ma nulla ormai mi fa più paura.